amici e bentornati. Oggi prepariamo insieme il classico delle torte, la torta margherita, buonissima e sofficissima. Vediamo insieme che cosa ci serve per realizzare una torta margherita meglio di quelle comprate in pasticceria. Gli ingredienti che ci occorrono sono 150 g di farina 00, 150 g di fecola di patate, una bustina di lievito per dolci, 150 g di zucchero semolato, un cucchiaio di zucchero a velo, 3 uova, 75 g di burro, 150 ml di latte, la scorza grattugiata di un limone e un pizzico di sale. Per prima cosa separiamo i tuorli dagli albumi. Mettiamo nella nostra planetaria gli albumi e aspettiamo che si montino a neve ferma. Gli albumi sono ben montati quando, capovolgendo la ciotola, non si muovono. In un altro contenitore mettiamo la farina, il lievito e la fecola. Aggiungiamo ai tuorli lo zucchero e mescoliamo il tutto fino ad ottenere un composto spumoso. Intanto facciamo sciogliere in un pentolino il nostro burro. Io ne ho utilizzato un po' più di 75 grammi, poiché rispetto alla ricetta originale ho diminuito il numero delle uova. Aggiungiamo il nostro burro ammorbidito, un po' raffreddato, al nostro composto di tuorli e zucchero e andiamo a dare un'ultima mescolata. Per ultimo aggiungiamo il latte a temperatura ambiente e diamo un'ultima mescolata. A questo punto aggiungiamo gradualmente tutte le polveri, cioè, vi ripeto, farina, fecola, lievito. E continuiamo a mescolare. Infine un pizzico di sale e la scorza grattugiata del nostro limone. L'impasto che otterrete avrà questa consistenza. Come vedete, sollevando le fruste scrive, cioè scendono degli enormi goccioloni. Solo a questo punto il nostro impasto è pronto e andremo a incorporarci gli albumi montati a neve. Se vi piace potete aggiungere al vostro impasto anche qualche goccia di aroma alla vaniglia. A questo punto avremo pronti i due impasti, cioè gli albumi montati a neve e il restante impasto. Andremo con un cucchiaio di legno a incorporare poco alla volta gli albumi montati a neve all'altro impasto. Per la buona riuscita di questo dolce bisogna mescolare i due impasti procedendo come segue, mescolando cioè dal basso verso l'alto gradualmente fino ad incorporare tutti gli albumi al resto dell'impasto. Il movimento deve essere molto lento e circolare dal basso verso l'alto. Se avete seguito bene tutti i passaggi, l'impasto risulterà liscissimo e senza nessun grumo. Imburriamo e infariniamo una tortiera del diametro di 20-22 cm e andiamo a riempire con il nostro impasto. Una volta riempita la nostra tortiera, andiamo a spolverizzare la superficie con dello zucchero a velo. E inforniamo a 180 gradi per 35-40 minuti circa. Ed ecco la nostra torta margherita appena sfornata. Un profumo, è ottima per la merenda o per la colazione, da accompagnare con un buon tè o un caffè in compagnia dei vostri amici. Provatela e fatemi sapere. Noi ci vediamo nella prossima videoricetta.